San Francisco durante le idee. Bingo, io e mia sorella. Tua sorella? E dov'è? Qui in giro da qualche parte. La riconoscerai non appena la vedrai. Saluti. La mia programmazione è limitata alle sue richieste. Deve essere bello poter compiere un'azione come, ad esempio, acquistare qualcosa, senza essere programmati per farlo. Yuhu! Che succede? Ho saputo cosa è successo con quella navetta. Non fare quella faccia, volevo solo darti una cosa. Yuhu! Ehi tu! Non me lo merito. Beh, la resistenza non è d'accordo. Per niente. Grazie. Ok. Non promette bene. Poteri del fuoco! Che forza! Ehi, tutto bene? Sto bene. Bei poteri! Cioè, sembrano fantastici. Io sono una polimorfa, credo. È forte e posso allungare le braccia, tipo... Sto ancora provando a non sembrare stupida, ma... Sei inumana? Sì. Come ti chiami? Dante. Kamala, che ti è successo? Mi sono rotto una gamba mentre scappavo. Oh, beh, almeno ce l'hai fatta, no? Mia madre mi ha aiutato. Sì, io ce l'ho fatta. Ma lei è stata presa. Beh... Gli Avengers saranno qui tra un paio di giorni, ok? Riprenderanno il controllo della prigione e tua madre se la caverà. Un paio di giorni? Perché non c'è nessuno che mi ascolta? Ho sentito il dottor Pym dire che stanno trasferendo tutti i prigionieri. Beh... La troveranno lo stesso. Non ce la faranno. I tuoi Avengers arriveranno tardi. Aspetta, lascia che ti aiuti. No! Non capisci? Siamo inumani. A nessuno importa di noi. No, questo non è vero. Devo dirlo a Bruce. Potremmo fare qualcosa. Devo convincere Bruce e il dottor Pym a tornare in quella prigione. Roy, per favore, è necessario che mandi una spedizione alla Chimera con qualche provvista. E Roy, attento, sii discreto. Certamente, dottore. Devo dirlo, è proprio geniale. Ehi, hai un minuto? Sì, che succede? L'IM sposterà gli inumani in un luogo più sicuro. Presto. Ok. Hai parlato con Dante? Scusate, chi è Dante? Uno degli inumani sopravvissuti. Siamo riusciti a tirarlo fuori, ma sua madre è ancora là dentro. E dopo la nostra fuga l'IM ha aumentato la sicurezza. Capisco. Sentite, dobbiamo aiutarli. Non è una buona idea. Cosa?
Ci sono degli inumani lì dentro, non capisco. La madre di Dante, non possiamo starcene qui e non fare niente. Non ce ne staremo con le mani in mano, ok? Roy è appena partito con i nuclei energetici, quindi Tony arriverà qui tra meno di un giorno. Basta solo aspettare. Non riesco a capire. Non abbiamo Hulk. Kamala, la Resistenza sta provando a infiltrarsi in quella struttura da mesi. Noi siamo stati aiutati. È più facile uscire che entrare. Da terra le mura sono inespugnabili. Hai visto cosa abbiamo fatto prima? Posso aiutare? È troppo pericoloso. Non capisci? Tu non sei un inumano! Non ora. Mi spiace. Aspettiamo. Mi spiace, non posso... Non posso non fare nulla. Stai dormendo. Vero. Capisco. Informerò il dottor Bim. Potresti non farlo? D'accordo. Buona serata. Sei Roy, vero? Corretto. Questa unità riprogrammata dalla Resistenza è sotto il mio controllo. Una delle tante. Sei un po' come Jarvis? No, non come Jarvis. A confronto, la mia rete neurale è infantile. Un giorno, forse. Vorresti socializzare? Perché stai mantenendo il mio segreto? Sei l'inumana protetta da Jarvis. Sei fortunata a godere di un simile privilegio. Grazie. Credo. Io è di turno. Grazie. Ehi, Kamala, sei ancora sveglia? Sì, io volevo mentirti, ma sto andando in quella prigione. Se non fosse per noi, non avrebbero trasferito i prigionieri. Rispetto. Da questa parte. Davvero? Tutto qui? Ho un buon presentimento su di te, ma ti servirà questo. Non è sicuro là fuori. Grazie, Tio. A quegli inumani serve il nostro aiuto. Se funziona, mi perdoneranno. Spero. Tornerò prima che Bruce se ne accorga. Yeah.
roba dello SHIELD. Avevamo nascosto queste cose anni fa. Wow, che è successo qui? Si fa sul serio. Manteniamo la calma. Raggiungi le celle. Libera gli inumani. Come bere un bicchiere d'acqua. Ho sete. Una grande porta gialla. La sento che mi urla, entra. Devo aprire questa e sono dentro. Possiamo far finta che non mi abbiate visto? Un nemico è qui! Contano su di me. Vedi, Bruce? È facile. Siete parecchi, eh? Ok, non c'è problema. Ehi, robot assassini, stavo pensando. Forse dovrei dare un nome alle mie mosse, eh? I termini del nostro accordo erano chiari. Noi troviamo la cura, voi controllate i media. Noi la nostra parte l'abbiamo fatta, ma la cura dove sarebbe? Bambini strappati alle loro famiglie, persone scomparse. Io non posseggo risorse illimitate. Il pubblico vuole risposte. Ti sto per dare qualcosa di meglio. Il lancio degli adattoidi si dimostrerà una perfetta distrazione. E dopo? Senza la certezza che questa cura funzioni, in alcuni ambienti cominciano a circolare parole come terrorismo. Funzionerà, senatore. Ripongo la massima fiducia nelle abilità della dottoressa Rappaccini. Quanto di ciò che hai detto era una bugia? L'effetto
del gas è ancora solo temporaneo. E senza la mia formula che li mantiene in vita, beh, il gas... Li uccide. Così non va bene. Il gas ci ha dato gli adattoidi. La mia formula ti ha tenuto in vita. E se potessi isolare come si manifesta negli inumani, io so che potrei invertirne gli effetti. Ci attendono altre opportunità. Abbiamo poteri sufficienti per il tuo esercito. Ora riduciamo le perdite. Chiudiamo tutto. Aspetta, ti prego, no!